ex provincia di Siracusa, avviate le procedure di dissesto. Era stato annunciato più volte l'eventuale dissesto all'ex provincia regionale di Siracusa, a pesare l'enorme debito pari a circa 160 milioni di euro che l'ente ha accumulato, soprattutto per contenziosi, ma ci sono anche altre spese da fronteggiare ogni mese, tra tutte quella più importante che riguarda gli stipendi dei lavoratori. Finora, infatti, i dipendenti dell'ente hanno avuto pagata mezza mensilità di febbraio e attendono il resto dell'acconto e altri due stipendi, ed erano già pronti alla mobilitazione quando si sono riuniti ancora una volta in assemblea prima di Pasqua per esprimere la loro preoccupazione. Adesso, se la soluzione del dissesto verrà ufficializzata con questi incontri, i dipendenti chiedono con forza la tutela dei posti di lavoro, ma l'emergenza nell'ex provincia è del tutto evidente. Per esporre la grave situazione finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il commissario straordinario Carmela Floreno, questa mattina presso la sede di Via Roma, ha incontrato la deputazione nazionale e regionale. Erano presenti gli onorevoli Paolo Ficara, Maria Marzana, Filippo Scerra, Rossana Cannata e Giovanni Cafeo. Il commissario Floreno ha informato la deputazione che sono state avviate le procedure per la dichiarazione di dissesto. La relativa proposta è stata infatti inviata ai revisori dei conti, che adesso hanno 15 giorni di tempo per esprimere il parere e predisporre la relazione prevista dall'articolo 246 del testo unico enti locali. Subito dopo, la dottoressa Florena, con i poteri del Consiglio Provinciale, procederà all'approvazione formale dell'atto. Nei prossimi giorni il commissario Florena incontrerà i sindacati del personale dell'ente e di Siracusa Risorse. Dopo la dichiarazione del dissesto arriverà all'ente di Via Roma la commissione liquidatrice nominata con un decreto del 29 marzo scorso, componente della commissione che gestirà la fase del rientro dai debiti accumulati. La commissione dovrà quantificare i debiti e pagare i creditori. Nel frattempo il commissario continuerà a gestire.